Anni 20. Gli americani stanno raccogliendo i frutti di una nuova prosperità. La più grande nazione industriale è nel pieno di un boom economico postbellico. Per chi ha soldi da investire, è il momento di arricchirsi rapidamente. Sicuri di non poter perdere, un milione di americani investe il proprio denaro in borsa. In soli 4 anni, i loro capitali aumentano del 400%. Tutti erano pronti a speculare. Tutti avevano cibo abbondante a tavola e possedevano 2 automobili e tutti mi chiamavano per comprare azioni. Non mi chiedevano quale sarebbe stata la somma da pagare, le compravano e basta. Poi, la mattina del 24 ottobre del 1929, accade l'impensabile. All'improvviso gli ordini divennero troppi e venne venduto tutto. Le quote cominciarono a scendere sempre di più e il mercato non resse e crollò. L'enorme folla che vedete raccogliersi fuori della borsa è dovuta alla più grave crisi delle quotazioni di mercato nella storia della borsa di New York. Gli investitori che hanno contato sui profitti delle azioni dichiarano bancarotta. I fattorini della borsa a quel tempo, come Billy Bailey, erano incaricati di recapitare la cattiva notizia. La gente prendeva il telegramma, lo apriva e rimaneva in stato di shock. I telegrammi dicevano tutti la stessa cosa. Le cose vanno male, abbiamo bisogno di altro denaro per sostenere i suoi interessi. Se non riceveremo altri fondi, lei sarà rovinato. Poi un altro telegramma li avvertiva di fare in fretta. E così via. Tutti ricevettero numerosi telegrammi di questo genere, fino a quando non aprirono più la porta, perché sapevano quello che stava accadendo. Molte persone si gettarono dalla finestra. Dopo aver tentato di salvare la situazione, avevano deciso di risolverla in quel modo, a testa in giù. Gli effetti del crollo si sentono oltre Wall Street. Le vittime più grandi non sono i ricchi, ma i lavoratori in tutto il mondo. Il capitalismo ha promesso prosperità e progresso per tutti, ha prodotto invece disoccupazione di massa e file per il pane. Dalle rovine si alza una nuova domanda, azione. Durante gli anni 30 la popolazione farà pressione sui politici per riavere il proprio lavoro. Gli americani come Bill Bailey rimasero intrappolati in un'orribile spirale. Non riuscivo a trovare lavoro. Giravo più di 15 posti al giorno. Bussavo a qualsiasi porta, anche ai depositi, in cerca di un impiego. Impossibile. Finii a vendere mele. Fu veramente duro. Nel giro di un anno, 2,5 milioni di persone perdono il lavoro. Specialmente a New York, non c'era niente che colpisse maggiormente l'immaginazione che vedere 500 persone in fila per un piatto di minestra. 2 giorni più tardi la fila era di 1,000 persone e continuò a crescere, fino a girare intorno all'isolato. I disoccupati arrivano alla disperazione, vittime di un processo che non possono capire. La gente ha meno soldi da spendere. Il commercio crolla. Le fabbriche chiudono una dopo l'altra.
Sembra che forze inarrestabili si siano messe in moto e che i governi non possano fare niente per controllarle.